Siamo in compagnia del grande Mogol, prossimo anno 80 anni, oltre 60 anni di carriera, un bilancio della sua strabiliante carriera. Il bilancio lo faccia lei, che è un critico, voglio dire un giornalista. Io che bilancio posso fare? È il suo di professione, non è la mia. È soddisfatto, però Io diciamo, sono ho qualche ampiamente, rimpianto. no, io sono ampiamente soddisfatto. Ho avuto fortuna. Io mi considero un assistito. In che senso? Assistito vuol dire così, ho la sensazione di essere assistito. Secondo lei, in periodo attuale, no, quello dei talent show, un giovane Battisti avrebbe avuto comunque, diciamo, il successo che ha avuto 40 anni fa, oppure i tempi sono cambiati, i gusti sono No, cambiati? io temo che non avrebbe, né io né lui avremmo avuto chance. Perché dice che i tempi sono cambiati dopo quel tempo. No, non perché avremmo scritto canzoni belle, perché è difficile che avrebbero scelte. È stato già 3 volte lei a Trieste, un ricordo Io di... sono stato 40 anni fa una volta, ma mi ero fatto così di sfuggita, mi ricordavo solo di noi. Adesso che oggi ho visitato tutta la città, grazie a un amico gentile che mi ha portato a vedere i luoghi più belli, devo dire che è una delle più belle città italiane sicuramente. E poi comunque lei ha scritto anche canzoni per Bobby Solo, tristino anche lui, dunque comunque anche la sua carriera comunque ha avuto anche, diciamo, proprio un Trieste tra le Sì. Io sue. ricordo con piacere sempre Bobby Solo, un gran signore, un grande interprete, un grande artista. Secondo lei, il stato attuale di salute della musica italiana è buono o no? E mi rifaccio sempre allo stesso discorso, voi siete giornalisti, quindi avete in mano la situazione e la potete valutare nei confronti degli anni 80, 90, quindi sapete voi dare un giudizio. La gente mi ferma per strada e mi dicono come mai non ci sono più grandi artisti, successi, eccetera, eccetera. Ma può darsi che sia io sfortunato che arrivino persone che mi dicono questo, magari a lei gli dicono il contrario. Tra i giovani cantautori c'è qualcuno in cui lei si rivede, ha iniziato la Sì, carriera? Giuseppe Anastasi. Beh, Quindi magari lei ha avuto modo di conoscerlo, di dare dei consigli è o... stato il mio allievo preferito. Ultima domanda, lei molto, fa molta solidarietà tra i fondatori della Nazionale Italiana Io l'ho Cantanti. fondata, Quindi l'ho insomma, fondata io. sta andando bene. Come? Sta andando bene, siamo soddisfatti, ha fatto bene, Beh sta sì, ha fatto proseguendo. 50 milioni, sommato e tradotto in euro, 50 milioni di euro andati ai bambini sofferenti. Un'ultima cosa, si può fare un saluto ai nostri lettori di Trieste Prima? Sì, un saluto caro a tutti quanti, ai lettori di Trieste Prima. La ringrazio, Prego. arrivederci.